Buon salve a tutti, benvenuti al primo dei miei video dedicati a Firefox OS, ma anche ad altri video che farò su altri argomenti come la programmazione, l'uso di Linux, a seconda delle vostre richieste. Chiedo scusa innanzitutto per la mia pronuncia di alcuni nomi o termini che mi sbaglio facilmente senza rendermene conto nella pronuncia. Io mi presento, sono MT90 alias Daniele e sono. Mi potete trovare su Twitter come MT90net perché MT90 era già utilizzato purtroppo. E sono un programmatore a tempo perso a seconda dei punti di vista. Sono un Linuxero dal 2009, fedele utente Debian e Mozillian da quasi un anno. Sono uno dei membri della ciurma DeepinMod, uno dei deliranti di vecchia data, ormai da 2000, metà del 2011. Ricordo che a breve ci sarà l'anniversario dei 3 anni. E infine un blogger. A breve, già questa settimana prossima, già potreste vedere già i miei articoli sul Network and More, dove sicuramente mi occuperò anche di articoli dedicati a Firefox OS, perché questo network è dedicato alla programmazione web e WordPress. E siccome, come vedremo avanti, Firefox OS è molto web. Or dunque. Questo video contiene una pre-presentazione di Firefox OS, visto le domande che mi vengono fatte. Cos'è questo telefono che ho già spacchettato e che vedrete fra poco? Tutto l'unboxing, ovviamente. E per chi si chiede perché guardo sempre di là, perché qui ho un copione sul monitor che seguo su quello che devo dire, perché sennò farei come FGF Foto che fa. Si guarda in giro spesato. Torniamo a noi. Questo simbolo che potete vedere qui in questa pennetta USB, USB-C, è il simbolo del marketplace. Giusto per far vedere qualche gadget che ho preso a gennaio e farvi rosicare, ovviamente. Firefox OS è un sistema operativo basato su Linux. E su alcune parti anche per il kernel di Android, specialmente per la fotocamera. E io però prima di incominciare a parlare del telefono, questo developer preview phone che ho ricevuto, io comincerei a parlare dell'OpenMoco Freerunner, forse perché ci sono un po' affezionato, ma anche perché la sua storia si ricollega per questo telefono che ho ricevuto proprio oggi. Questo qui è l'OpenMoco Freerunner, uscito nel 2008 ed è la seconda generazione, la prima era il Neo 1973, che ovviamente era meno potente rispetto a questo qui. Io l'ho comprato nel 2008 e costò la bellezza 280 euro. Adesso si trova molto poco perché come hardware è molto scadente, non ha una fotocamera principalmente, come potete vedere. Però aveva una peculiarità all'epoca che ha permesso anche di utilizzarlo come navigatore GPS perché c'ha la presa per l'antenna GPS. Io su questo dispositivo montai una distro basata su Debian che utilizzava le Qt. Perché Nokia aveva sperimentato prima ancora di MeeGo, prima del 2008, quindi un sistema operativo mobile basato tutto con le Qt. E all'inizio veniva sperimentato su questo dispositivo perché la peculiarità di questo era che potevi flasharci qualunque distro Linux sopra. Infatti ci ho provato Android 1.7 e ho provato anche Arch e poi alla fine ho provato Arch, scusate, poi ho provato questa Qtmoco perché c'erano le Qt e come qualcuno saprà mi piacciono molto, ma anche era Debian, quindi un colpo solo tutte e due. Questo sistema operativo era sperimentale per la Nokia che poi ha abbandonato, ma alcuni sviluppatori hanno continuato a sviluppare per questo telefono utilizzando questo codice. E quindi questo potremmo definirlo un MeeGo preistorico, questo che si chiamava a suo tempo Qtopia, mentre per l'OpenMoco Freerunner si chiamava Qtmoco. Fantasia, portami via. Ma qual è la peculiarità di questo? A parte che era così da Stallman come dispositivo, perché era all'epoca l'unico telefono completamente open. Sia per l'hardware, grazie allo schema hardware, ma anche per il sistema operativo, ci potevi flashare sopra qualunque cosa, come ho detto prima. L'unica cosa che non era open era la gestione della SIM, perché era proprietaria, ma nel 2010 già si cominciavano a sviluppare le prime alternative
open al supporto di questo hardware che è chiuso per via del GPRS, dei protocolli proprietari che ci sono anche per la sicurezza. Ma tutto questo cosa c'entra con Firefox OS e questi developer phone preview? Lo scopo di Firefox OS è quello di avere un sistema facile da sviluppare, sia per il sistema stesso che per le app, che poi free software ed open source, a basso costo, perché il Paion, questo cellulare che vedremo, costa 99 euro, anche se una developer phone costa sempre poco rispetto ad altri telefoni, potremmo dire, di prima generazione. E infatti il modello successivo, questo è il Keon, il modello successivo, il Paion, ne costa 149, sempre di euro. Ma secondo me la peculiarità più bella è che questo dispositivo di Firefox, questo dispositivo di Mozilla è molto intuitivo e dal marchio di Mozilla, quindi io gli faccio i complimenti perché sono molto, diciamo, non fanboy di Mozilla, diciamo che sono un po' fanatico riguardo l'open source e free software, perché ricordo sono due cose completamente diverse, quindi informatevi su cosa sono. E parliamo subito di Firefox OS, che è quello che volete sapere tutti, ovviamente. Firefox OS è composto da tre layer o livelli o componenti che permettono di avere quello che è questo dispositivo mobile. Uno è il primo layer è GONK, nome strano, ma a Mozilla si usa fare così, che comunque consiste nel kernel Linux, le librerie di base, quindi lì e libc e le features di Android che ho citato prima, perché nel free software non si butta mai via niente. Geco, Geco, Gecko, a seconda di chi lo pronuncia, è il motore di rendering di Firefox che è contenuto anche in Firefox OS. Ho la tentazione di prendere il dispositivo e farvelo vedere, ma voglio farvi rosicare fino all'ultimo. E contiene anche la macchina virtuale per JavaScript, quindi tutte le novità che noi vediamo nel browser per computer o per Android le rivediamo anche su Firefox OS. L'ultima parte, che è la novità, potremmo dire, è Gaia, si chiama, che è l'interfaccia grafica e gestisce tutto quello che viene mostrato nello schermo. E contiene anche le app di base che vedremo nell'unboxing, come i messaggi, la rubrica, la fotocamera, la radio o il resto. E tutto questo è sviluppato con i tre assassini. E voi direte, che cosa sono i tre assassini? I tre assassini vengono definiti così da Mozilla, e consistono in HTML, CSS, mi correggo già su quello, e JavaScript, JavaScript, a seconda di come preferite pronunciato. Perché tre assassini? Perché con questi tre linguaggi di markup e di scripting è possibile avere la vostra app e sito web nello stesso colpo, perché Firefox OS non è altro che un grande un, non grande, un unico browser, tutte le app girano all'interno di un browser. E tutti questi tre elementi, tutti questi tre layer compongono Firefox OS. E il bello di questo sistema operativo è che non ha grandi esigenze come Android, che vuole un dual core per funzionare decentemente. Non pretende molto. E questo è uno dei vantaggi che lo rendono a basso costo e infatti punta molto a livello commerciale nei paesi, diciamo, in sviluppo come il Sud America o altri paesi in cui si sta esplodendo adesso il mobile. Dicevo, queste esigenze modeste permettono a questo motore HTML JavaScript di fare da client, mentre la parte server, se è improprio definirla così, che è il sistema operativo, cioè no, mi correggo, il copione non è molto utile in questi casi. Come se vedrete nei link sotto, Firefox OS ha due tipi di app, l'hosted e la web. L'hosted è quella che facciamo di solito noi con Android, un pacchetto dal Play Store o dal market di iOS, installiamo per l'installazione che fa scarica il programma e lo installa. Questa è la versione hosted per Firefox OS, che in realtà non è che fa una serie di pagine HTML, CSS, JavaScript e Node.js se hai necessità di accedere a più basso livello. E poi c'è la versione web, che in realtà è un sito web che viene embeddato dentro tramite un link, come si fa in iOS.
Il bello di Firefox OS è questo, perché semplificherà sicuramente la vita a tantissimi sviluppatori come il sottoscritto. Non c'è bisogno di sviluppare un'app per iOS, un'app per Android, un'app per BlackBerry, un'app per Bada, un'app per MeeGo, un'app per Windows Phone e chi altro te pare a te. Basterà fare un sito web mobile e avrei già la versione web. Tanto lavoro risparmiato. Ovviamente ci sono delle limitazioni a seconda dei due tipi. Questi, a differenza con l'hosted, a parte che viene installato, che ha un maggior spazio di allodi per scrivere, all'accesso all'SD, a dei sensori come la fotocamera, il GPS e altro. Il bello è che una buona parte di queste API sono in JavaScript, quindi tramite una pagina HTML e JS già potete richiamarle. E alcune di queste sono già standard W3C o sono in base di studio. No, per chi già me l'ha chiesto, infilo questa cosa. Non ci sono giochi. Perché un telefono, una developer, non mi chiedete adesso quanto dura la batteria, come fate con FGF. Non lo so, è appena arrivato. Non ci sono giochi perché è un dispositivo non fatto per videogiochi. Perché, per come dico io per me, il telefono è fatto per telefonare e lo smartphone è fatto per fare da telefono e avere il supporto ad internet e tutto quello che ci gira intorno. Se vuoi per giocare, tiri fuori il tuo vecchio Game Boy, che qui al momento non ho, e giochi con quello. Il telefono dei pari da telefono, a che senso ha avere un S3 con 8 core? Cioè il mio computer è un quad core e funziona benissimo, ci ho attaccato 3 monitor. Boh, non lo so. Io mi contento il mio Note, che è un bel core e ci funziona benissimo. Quindi questo telefono non è fatto per giocare, almeno al momento. Sicuramente qualche app uscirà, può darsi che la farò pure io, chi lo sa. Però non potete pensare che sia Angry Birds, per me no, perché non mi piace. Però viene da dire Cannabolt, o Cannabolt, Osmos, che altri giochi c'ho? Ci gioco molto poco, c'è cellulare Jewels, Puzzle Bobble, cioè giochi così non è ancora previsto, anche perché secondo me non, ce n'è, non è quella la prima preoccupazione dell'utente, che gioco ci stanno. Quella preoccupazione dell'utente, quella non è di preoccupazione dell'utente, ma di chi c'è giocattolo nuovo e vuole provarlo. Infatti io qui, anche per me è un giocattolo nuovo, non ci installerò dei giochi. Vedrò come funziona. Dopo questo excursus un po' di lamentela, l'interessante è che questo sistema operativo è già all'occhio di molti big, come Sony, che già ha incominciato a fare le sue versioni per Xperia di Firefox OS e ha già promesso che farà dispositivi con Firefox OS. E è interessante anche vedere che già si può installare sul Nexus o su altri dispositivi, e ho visto anche che gira su Raspberry, il che è una figata in mezzo, sinceramente. E probabilmente ci sarà pure un modo per installarla sul computer, chi lo sa. È tutto open, è free software, non come Android che verrà rilasciato alla fine. Questo è in continuo sviluppo. Mi ricordo che Dave Walsh, uno dei un dipendente di Mozilla che si occupa, diciamo, della documentazione, un giorno del pesce d'aprile fece scherzo: oh, Firefox OS è open source, è libero da GitHub. Invece non era vero, cioè ci stava. Prendeva in giro ovviamente gli sviluppatori di, anzi, gli sviluppatori più che altro Google. Per provarlo sul vostro computer non c'è bisogno di macchine virtuali, c'è un'estensione per Firefox che pesa su una ventina di mega, che è il simulatore. Ha il Firefox OS Updates, a cui ho partecipato, perché che mi ha permesso di vincere il telefono. Noi quando siamo andati lì a Roma, era la versione in uscita, era la 1. Qualcosa. Lì ci hanno presentato la 2.0 in preview, che ancora non era pubblica. Nessuno va sul repo se la trova, se la trovava. Adesso ci sta già pubblica, uscita, rilasciata la 3. Quindi potremmo dire che in 5 mesi sono uscite già 3 major versions. Questo simulatore ti permette di testare le proprie applicazioni sul computer senza doverle caricare sul telefono, e che è comodissimo e semplifica molto la vita. Però, come sappiamo tutti noi sviluppatori, un dispositivo fisico fa la differenza quando si tratta di testare. Per concludere questa lunga chiacchierata, dico che anche il marketplace è open, quindi noi possiamo prendercelo, copiarcelo, metterlo sul nostro sito e mettere le nostre app, e il visitatore va lì e se le scarica, le paga, le compra, fa quello che gli pare. Ma il bello è che anche il vostro sito web, quando uno va con Firefox OS, può avvisare che c'è l'app del sito. Firefox
perché tutto si tratta tramite la gestione di file manifest, perché infatti adesso non faccio spam, ma una nota di rivista programmazione che io seguo ha dedicato un articolo di 4 pagine in questo mese che è uscito adesso, cioè col libro legato di jQuery, e potete trovare una base chi vuole comprarla, trova già 4 articoli dedicati a come fare la prima app. Il nome in codice è boot to Jico, 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 come te pare. Le versioni, le nightly vengono chiamate R2D2. E per chi chiede se ci sono i permessi di root, è free software, open source. Prendi il kernel Linux, lo compili con i permessi di root già abilitati e è fatto. Non c'è bisogno di craccarlo. Probabilmente ci saranno pure dei sistemi per craccarlo. Non lo so, però lo puoi fare. Ringrazio in anticipo prima dello spacchettamento il team di NinjaRSS che mi ha permesso di fare questo video oggi, ma anche di avere questo dispositivo, ovvero Jimmy94 Gianmarco, Broken Storm o Andrea, Hacker e Touch o Matteo, che hanno deciso di darmi questo dispositivo dopo essere rientrati tra i 10 sviluppatori della giornata, tra i 10 team che hanno sviluppato un'app. E quindi il premio era avere questo dispositivo gratis. E quindi, dopo questa rottura di discussione, vediamo di aprire il pacchetto. Allora, vediamo di fare questo spacchettamento del Keon che è appena arrivato. Come si può vedere, qui dal pacco c'è scritto: se la macchina fotografica gliela fa, c'è scritto Invoice Number Keon. C'è scritto anche Proportional Merchandise, ovviamente il mio indirizzo. Ed è bello che è stato spedito indirettamente ieri dalla Inghilterra o dall'Iglesia per chi preferisce. Ed è arrivato oggi, ma stamattina verso le 11:30, velocissimi, le UPS. Ma prima di spacchettare e vedere cosa c'è qui dentro. Allora, c'è il pacco, come ho visto già in altre foto, si presenta così, con invece lo scotch, ci sono i vari codici miei, un'anteprima del disegno, c'è questa bellissima scritta. Mi dispiace che questo il packaging qui di spedizione, come avete visto, è una busta, che non mi aspettavo, forse anche per mantenere un po' l'integrità meglio, evitare problemi durante per la spedizione. Visto che è venuto dall'estero, infatti si vede qui una piccola ammaccatura, ma vediamo un po' cosa c'è. Armiamoci del nostro fidato coltellino svizzero e apriamo. Come potete vedere, qui c'è pure il simbolo della Jaxphone nell'adesivo, lo vedete male? Ecco, l'ho puntato male. E va bene, qui ci sono tutte le varie informazioni hardware del Firefox OS Developer Preview Phone, ovvero questo qui è il modello Keon da 3,5 pollici, un display multitouch, 4 GB di storage e più lo slot per la micro SD, 512 MB di RAM, una videocamera da 3,2 MP e supporto a Wi-Fi, GPS e Bluetooth. E adesso vediamo cosa ci aspetta. Allora. Prima di vedere il telefono, vediamo. Allora, qui il packaging rispetto ad altri telefoni, che sono delle scatole anonime, quadrate, notiamo già che è fatto apposta per essere mostrato. Anche già messo in vetrina così, e per me è molto fico. Vediamo qui che c'è un manualetto con gli adesivi, anzi con un adesivo, la garanzia personale. Poi abbiamo le istruzioni, come si aprono? Ah, c'è scritto qui degli aggiornamenti, quindi infatti ho già letto su internet che ci sono degli aggiornamenti rilasciati per i cellulari. C'è una spiegazione minimale che non è male in effetti, perché sono le classiche domande che il primo utilizzatore di uno smartphone si fa, ovvero come spostare le icone, come sbloccare, come si accede al menu, come aprire le notifiche. Switchare tra le applicazioni, connettersi al computer e poi dietro ci sono i ringraziamenti e aiutaci a questo
questo qui, Open Web, come scritto anche qui nel bracciale che è riportato dal Firefox SDK, che porto tutti i giorni. I support the Open Web, Mozilla, c'è scritto. E a questo punto vediamo com'è il bambinello, il Keon. Allora, potete vedere, rispetto... Oh, bellissimo. Rispetto ad altri telefoni come il mio Samsung Galaxy Note, le dimensioni sono completamente diverse. Vedete qui, il Galaxy Note sappiamo tutti che è un 5 pollici e qualcosa. Questo il Keon, abbiamo detto prima che è un 3 pollici e mezzo, infatti già si nota la differenza, ma che si noterebbe con un iPhone, diciamo la differenza sarebbe minima, e anche con l'S3 già ci sarebbe la differenza di dimensioni. Vediamo qui. Qui rispetto ad esempio a parte la cover del Game Boy che io uso, si nota già una differenza anche nella plastica al tatto, che è gommosa. Cioè, allora, questo è il Samsung Galaxy Note. Qui c'è, potremmo dire, una superficie ruvida che aiuta al grip. Mentre questo c'è una, potremmo dire, quasi gommosa. Infatti, che lo ricopre, che non è male neanche a sentirlo al tatto, cioè la sensazione è completamente diversa. Lo spessore tra i due telefoni che al momento io posso confrontare, vediamo che il Firefox OS è leggermente più spesso di un Galaxy Note, ma chi se ne frega, perché le proporzioni sono completamente diverse. C'è questa cosa che la videocamera esce, e se vedete tutti che non vedo bene perché lascio la fotocamera di lato. E vedete poi il bello che qui c'è il loghetto Firefox OS, qui c'è Samsung invece. Vediamo adesso la sensazione che tutti gli piace sentire quando tolgono la pellicola protettiva del dispositivo. Questa la conservo, che è fighissima. Ah, c'è un'altra pellicola protettiva qui sopra. Via. Bene, allora, siccome non ho visto le istruzioni, ah, c'è il loghetto di Geekzone qui che si nota che è il produttore dei device al momento disponibili. Qui si vede uno spazio che presumo sia quello del microfono. Qui abbiamo le casse, anzi la cassa, dietro qui ci sono le altre casse. Adesso vediamo come se si accende. Intuizione, questi sono i tasti del menu. Questa è l'uscita cuffie. E vediamo come si accende. Se c'è un po' di batteria, ovviamente. Secondo me non c'è la batteria perché è troppo leggero. Vediamo qui cos'altro c'è. Allora, infatti, c'è la batteria, le cuffie, c'è il cavo USB e l'adattatore per la pressione. Come possiamo vedere, è simile a quelli di i nuovi che fanno anche della Samsung o altri. È sottile, non è piccolo come quello della Samsung, però rispetto ai vecchi cavi a carica batterie è compatto. Ah, possiamo vedere qui se la macchina riesce a mettere a fuoco. No, non ci riesce. C'è scritto il modello, c'è scritto il voltaggio di supporto, dice che fornisce in output una corrente di 5 volt a 650 mAh. Vediamo la bustina con la batteria. Allora, le informazioni se la macchina non ce la fa, grazie. C'è scritto 1580 mAh come potenza. E c'è il bel loghetto della Geekzone. Quindi adesso vedremo quanto costeranno le batterie. Ma ricordiamoci tutti che questo è un dispositivo pensato unicamente per gli sviluppatori, non è pensato per il grande pubblico, e a questo punto non ho idea di come si apra. Ah, ecco, qui c'è una specie di buco che si può aprire, e vediamo di vedere com'è questa gommatura di, se possiamo definirla così, o cover. Ah, una volta aperto possiamo vedere rispetto ad altri telefoni già una un po' di elettronica anche laterale, che dimostra, che spiega anche perché costi così poco. Gli altri dispositivi non abbiamo, diciamo, un contatto così diretto con i pulsanti. Ecco qui l'interno.
lo slot per SIM, lo slot per l'SD e l'allocazione per la batteria. Sperando che ci sia un po' di batteria, appunto, vediamo di... Quindi questa cover, possiamo definirla tale, di gommosa è rimpiazzabile anche con altri, perché abbiamo visto che chi ha visto le foto, ci sta il modello successivo, il Peon, se non mi ricordo male, è bianco e quindi può darsi in futuro saranno previste anche delle cover alternative, anche se io questo arancione lo amo, come è fatto così, e non lo cambierei. Allora, si è acceso, un po' di corrente ce l'ha perché ha vibrato. Ecco il logo, Xphone. Vediamo pure quanto tempo ci mette nell'avvio il dispositivo. E possiamo vedere, ha un solo pulsante, ecco il logo di Firefox OS. Abbiamo una bella volpe. Ah, subito ci chiede con una bella grafica rispetto a Android che è un po' anonima, sul nero, un po' stile futuristico, e ho l'iPhone, è già più simpatica grazie a queste grafiche classiche della Nokia che possiamo vedere facilmente sui siti ufficiali. Allora, in italiano al momento non c'è, ma non me ne frega niente. Chiamo inglese e diamo next. Allora, mi trova subito la rete di casa, io direi di next. Mi chiede la time zone, vediamo come funziona. Considerando che questo è il secondo smartphone in mio possesso, il primo è stato il Note, se vogliamo considerare anche l'OpenMoco citato prima. Allora, non sono da Amsterdam. Roma. Non sono proprio a Roma. Allora, si mette ogni tanto male a fuoco. Allora, la data di oggi, beh, sicuramente non è 1980, anche perché non c'erano i cellulari così. Ah, 2013, dove sei? Eccoti qua. Allora, oggi è il mese di maggio. Già mi piace rispetto ad Android questo slider. Non so qual è il termine preciso. Oggi è il 10. Vediamo, ok. Allora, mettiamo l'ora. L'ora non è mezzo. Ah, qui ovviamente siamo in America, quindi devo mettere PM. Sono le 2, quindi devo mettere 2 minuti. Diamo next. Allora, già mi dice che posso importare i contatti. La SIM non è inserita, quindi ovviamente ignoro. E anche Facebook. Quindi già di base questo sistema operativo supporta Facebook. Anche se tutti sappiamo che Facebook non è completamente open, ma evidentemente è stata una scelta azzeccata per favorire l'uso di questi dispositivi. Allora, c'è una bella scritta. Benvenuto a Firefox OS, il gratuito sistema operativo open source di Mozilla. Nostra missione è promuovere l'apertura, l'innovazione e l'opportunità di mantenere la potenza del web nelle proprie mani. Ecco, io metto la spunta per contribuire informazioni. Mi chiede inserire. Allora, la mia email la inserisco dopo. È d'accordo, la newsletter ci sono già scritto, infatti i miei, quindi adesso non mi ci scrivo e vado avanti. Inizia il tour del tuo tipo del telefono. Già la sua che change the language, va bene, grazie. Start tour, vediamo com'è. Che io non ho potuto provare il prototipo. Allora, le gesture, sweep. Ah, next, bisogna vedere, ti fa vedere solo le variazioni. Tap and hold, vabbè, le classiche. Molto semplice l'introduzione. Eccoci qua l'interfaccia di Firefox OS. Allora, già dice che la batteria è poca e l'SD, anzi la SIM, manca. Se vado qui appare il menu, che rispetto ad Android è completamente diverso. Abbiamo già la fotocamera e nel lock, e anche l'animazione. Se io adesso faccio così, ecco, sbloccato. Abbiamo già le varie finestre. O schermate, vediamo se loading qui che succede, si aprirà il browser. Ah, questo è il marketplace. Qui abbiamo la rubrica, il
il loghetto che avete visto sulla maglietta, che è quello del marketplace, i contatti. Come già interfaccia, già si nota la sua semplicità. Io chiudo ovviamente perché non ho salvato. Col pulsantino che c'è qui, sento una succede una vibrazione e mi chiude l'applicazione. Quindi è un po' come l'iPhone che ha soltanto un tasto fisico. Messaggi, infatti se premo qui non succede assolutamente una mazza. Qui ho i messaggi aperti adesso, qui poi ho la schermata delle telefonate e l'accesso ai vari altre applicazioni qui. Ma Firefox ovviamente questa icona qui è del browser. Poi abbiamo la camera. Ah, posso, finché non metto un SD non posso fare le foto. Vuole sapere le mie dove sono? D'accordo, la metto dopo. Le mappe, la galleria, la radio e le impostazioni. Vediamo cosa c'è. Il menu ricorda molto quello di Android. Wi-Fi, call setting, cellular data, internet sharing, sound display, notification, date time, language, la keyboard, iPhone lock, SIM security, app permission, do not track, che ricordiamo una feature voluta da Mozilla per bloccare le pubblicità e il tracciamento da parte dei siti. Device information. Qui abbiamo le informazioni. Ecco, per esempio, questo è Boot2Gecko 1.0.1.0 pre-release. Sicuramente saranno gli aggiornamenti che provvederò a fare. Così chiudo. Allora, in alto, esatto, c'è la ricetta che non ho visto. Device storage, media storage in Pro Firefox OS. Ovviamente siccome un telefono sviluppatori sarebbe utile mandargli informazioni su i problemi che succedono. Però come potete notare, a parte problemi a macchina fotografica da fuoco, non soffre grandi problemi di velocità. Come non detto. No, diciamo che ha un effetto di blocco alle slide, non è fluido perché si ferma. Potremmo dire un effetto. Allora, calendario, l'orologio. Questo non è di cosa sia, nemmeno music e video. Vediamo il calendario com'è. Il classico calendario. Poi qui, se ce la faccio. Ah, offline calendar. Ho aperto un menu laterale, così. Se io apro qui sopra, ho un po' come Android, la possibilità di accedere direttamente ai vari sensori e le notifiche. E vediamo che rispetto ad altri è pure trasparente, che è una gran ficata. Le differenze anche di acceso, io su questo cellulare ho CyanogenMod da poco. Ecco qui le caratteristiche, le dimensioni, possono già notare. Già mi manca ad esempio il fatto che non ci sia un secondo tasto fisico. E direi che per il momento questo video di presentazione del telefono è finito. E passiamo ai ringraziamenti, ma sicuramente dimostrerò l'uso con la sim perché adesso voglio soltanto giocarci o smanettarci. Però ecco, già possiamo vedere che nell'home principale c'è un effetto di illuminazione che nelle altre schermate non c'è. Il che è una cosa che non ho visto al momento in Android. E se voglio provare per esempio a spostarle, tengo premuto, come in Android, eccole qua. Ah, è così, premendo il pulsante sono uscito dall'azione. Ma se io volessi inserire. Ah, così non succede niente. Firefox, eccolo qui, un'interfaccia che è molto simile a quella di Android. Si vede qui dalla tab. Io sono abituato a cellulari più grandi, non grossi. Sicuramente mi ci troverei male a utilizzare un telefono così. E
E una cosa non l'abbiamo provata è la tastiera, perché io ho scelto principalmente il Note per le dimensioni della tastiera che sono grandi. Allora, no, così faccio la ricerca. Sembra un po' impedito, ma lo sono perché. Message search, no, send, vedo male da me. Allora, la tastiera ricorda molto quella Android. Eccola. È molto reattiva. Rispetto ad un Android è completamente diversa. Io qui la farò ad aprire sul mio Note la tastiera che non ho, quella ufficiale Android. Potete vedere come caratteristica è molto simile, ovviamente non ha il riconoscimento vocale, però ha lo stretto indispensabile che può servire in una tastiera. Non voglio mandare messaggi, ovviamente. Quindi già le notifiche mi sembrano, no, notifiche, gli avvisi mi sembrano molto più belli. Proprio col classico stile Mozilla, in semitrasparenza con dei pulsanti ben evidenti, tutto schermo, non come Android sono degli alert classici. E uno sfondo semitrasparente con del disturbo. Non so, ah, ho sbagliato, giustamente. Send che mi dice? Niente. Io adesso rinnullo, ecco qua. Così ritornati qui alla galleria, che ci sono delle foto di base. No, vuole sempre una memoria, quindi questo telefono, almeno questo prototipo, richiede sempre una batteria, una SD per funzionare bene. E interessante, il cliente mail è già integrato e la configurazione mi sembra molto semplice, anche come quella di Android, e c'è il supporto al manuale. Chissà se hanno recuperato le funzionalità da Thunderbird. Questo è Mark, che sicuramente non funzionerà perché non ho internet, però possiamo già dare un'occhiata a qualche icona che si riconosce come Facebook, Google Plus, YouTube, Yahoo, SPN, Amazon. E detto questo, passo ai ringraziamenti e chiudiamo qui. Mi voglio sbrigare a chiudere questo video, che è durato tanto, ma era necessario, almeno come primo video, permettetemi. Adesso che avete visto questo telefono, faccio i ringraziamenti a tutti gli altri. Saluto a te che stai guardando questo video, e che spero metterai il mi piace. Dove sta il mi piace? Sta qui sotto. Metterai il mi piace, e che condividerai sempre qui sotto. E saluto tutti i deliranti. Un particolare saluto Fexis, che avrà la spilletta di Firefox, ma io ho il telefono di Firefox. Buso, tu avrai l'autografo di Starman, ma io ho il telefono di Mozilla. Feci foto, grazie per l'ispirazione del video, ma io ho il telefono di Mozilla. Ringrazio tutti i follower, ma io ho il telefono di Mozilla. Vabbè, basta. Non sono abbastanza simpatico. E dopo un po' di test sicuramente su questo dispositivo, farò un altro video in cui provo anche le mie app che ho fatto, tentativi. Migliorerò sicuramente l'applicazione Ninja RSS, che trovate il link per chi la vuole provare sul suo computer, ma visto fa schifo. Fatta in 3 ore di corsa, principalmente da me, perché io ricordo che non ho potuto provare i prototipi lì all'App Days fatta a Roma a gennaio, perché stavo programmando, quindi non l'avevo mai provato com'era, ho provato solo il simulatore. E ricordo a tutti il Network and More, ovviamente troverete articoli a breve. Al momento ci saranno articoli dedicati a HTML e delle lezioni, gli esami da HTML. Alcuni hanno detto cosa è stata l'App Days. L'App Days è stata una giornata a livello mondiale organizzata da Mozilla per promuovere lo sviluppo di app per questo primo dispositivo. Ed era tutto a livello gratuito. Siamo stati lì e abbiamo sentito dei talk da un rappresentante Mozilla italiano, da uno sviluppatore di Mozilla, da un contributore di Mozilla, sempre di Firefox OS, e abbiamo poi fatto tutta una giornata di programmazione e ci hanno pure offerto il cibo gratis.
mi hanno dato questa maglietta qui, dove si vede. Questo simboletto qui, come avete visto prima, è quello del marketplace. È stata una bellissima giornata, a parte perché ho incontrato i ragazzi che ho citato prima, ma anche perché c'era la copertura anche sull'obiettivo qui, pellicola protettiva, non ci ho fatto caso. Interessante anche perché ho incontrato altri programmatori, geek, nerd pochi, perché io preferisco chiamarmi geek perché sono un fanatico della tecnologia e di fumetti, ma fumetti veri, come disse qualcuno a Romix quasi un me più di un mese fa. Concludiamo, c'erano molti bigger, eravamo i ragazzi più giovani e siamo pure riusciti a rientrare tra tutti gli altri. Eravamo una settantina, ottantina di persone e siamo rientrati. Io non me l'aspettavo sinceramente, poi la sorpresa è che io non lo sapevo, che non ho partecipato alla consegna delle app perché dovevo ripartire, e per me ci sono stati Jimmy, Brokestorm e Acheretarci che hanno presentato per me, per posto mio, anche l'applicazione. E mentre sono stato di ritorno mi hanno telefonato per dirmi, io non ci credevo ovviamente, che hanno deciso di regalare a me il telefono perché eravamo rientrati, io non ci credevo, mi aspettavo 20 app io, una cosa assurda, siamo rientrati io, stavo sull'autobus, mi stavo per mettere a fare il balletto, adesso sono gasatissimo, non vedo l'ora di provarlo, li ringrazio tantissimo, adesso che ho il telefono, vi saluto. E l'ultima cosa prima di chiudere, non chiudere, vi volevo dire, per chi è amante delle Qt e vuole provare ad usarle con Python, come volete, c'è un link qui sempre sopra nella descrizione, insieme al link di notturni DeepL Mode, il mio ebook che ha da quasi 2 settimane dalla pubblicazione, rilasciato sul sito gratuitamente, di 13 pagine, che ho scritto per introdurre PyQt in italiano, chiunque vuole può leggerlo, datemi qualche parere perché l'hanno scaricato quasi in 200, io non me l'aspettavo sinceramente, però ancora nessuno mi ha dato qualche parere, che mi dispiace un po' per vedere se ho azzeccato il tiro, se mancano, ci sono dei dettagli mancanti e cose del genere, anche per migliorare se farò altri video, quindi commentate qui sotto. Niente, al limite se dovete insultarmi fate qualche pernacchia, che ci sono già deliranti che mi insultano per fatti loro. E chi prende in giro i miei baffi della ciurma, ovviamente. E poi basta. Adesso vi rendo liberi di fare quel che volete. E alla prossima.